Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono due temi che abbiamo scelto per questo nostro appuntamento, per sviscerarli e allora ecco i titoli. Parleremo del Consiglio che approva la revoca della Commissione speciale sui vaccini e poi invece è stata varata la nuova disciplina degli incarichi per quanto riguarda i direttori. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità la revoca della Commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. La delibera è stata portata al voto in aula dopo la recente istituzione della Commissione d'inchiesta, finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto proprio per eh, contrastare la pandemia da parte del sistema sanitario e per monitorare la campagna. Vaccinale. La commissione speciale fu istituita nel mese di aprile, ma come vi ricorderete perché spesso ne abbiamo parlato nei nostri appuntamenti, non ha mai eletto l'ufficio di presidenza. Quindi è stato raggiunto il termine di scadenza lo scorso 3 luglio, pertanto è stata revocata. Ma è accaduta una cosa un po' strana: l'opposizione, con otto firme, può chiedere la commissione d'inchiesta. Aprile scorso su richiesta della Lega, al quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale eh, per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte. Eh, soltanto per ritardi legati all'opposizione, la prima commissione è stata fatta solo all'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stata... L'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza. Non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria di un'ulteriore nomina. Anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio. Io sono stato nominato presidente provvisorio, e anche lì, ovviamente, i candidati non si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è che c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento, sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Per quanto ci riguarda abbiamo sempre detto che ci teniamo, ci tenevamo e ci teniamo a seguire a dare un contributo alla campagna vaccinale, tant'è che noi... Già dal mese di marzo, eh, tutti i giovedì, audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più risultati al di là degli strumenti. Ora è stata istituita su richiesta dell'opposizione, ma l'avrebbero potuto fare sempre perché con otto firme che sono ovviamente nella disponibilità dell'opposizione è stata istituita la commissione d'inchiesta, cosa che poteva essere fatto anche a aprile, ovviamente senza il contributo della maggioranza, su questo è chiaro, visto che è uno strumento a garanzia dell'opposizione la commissione d'inchiesta. Vedremo noi intanto come terza commissione io sono il presidente, continuiamo con il nostro lavoro. Intanto noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale Fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente, sappiamo che siamo stati eh, all'ordine eh, del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni in ritardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto. Noi pensavamo di dare un contributo. Quindi la nostra proposta andava in quel senso. È evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuole dare un contributo. Quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però eh, la maggioranza che aveva la maggioranza in quella commissione non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza, sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza tra Italia Viva e il PD che sono note e quindi si è arenata praticamente subito. E oggi eh, che non è più il tempo della commissione speciale perché la campagna vaccinale eh, ha proseguito e quindi eh, molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta, quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. C'è un tempo per tutto. Ieri era il tempo della commissione speciale, oggi è il tempo della commissione d'inchiesta. Ci dispiace solamente che, come spesso accade, la maggioranza ha eh, alzato un muro nei confronti, in questo caso, della Lega e non ci ha consentito di poter dare un contributo che sarebbe stato assolutamente prezioso per tutti i cittadini, non per il Consiglio regionale o per una parte politica. Ma noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione, questo ci va riconosciuto, un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altri avevano bisogno, sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato le gradatorie a livello nazionale, siamo arrivati a vaccinare per primi ragazzi maturandi, si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentati, le imprese hanno dato risposta e credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato e della medicina di base, quindi nel complesso la campagna di vaccinazione che, non va, che va detta la verità, non era iniziata bene poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale sulla quale anche noi avevamo il fatto che si potesse far nascere è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio. Quindi i risultati sono ottenuti. A questo punto, da parte nostra, il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi, deve continuare: il lavoro dei medici, degli infermieri, perché non è finito. E con questo colgo l'occasione per ringraziarli del costante impegno. Quindi credo che la politica faccia bene a portare rispetto a chi poi tutti i giorni negli ab vaccinali ci va, a tutti i giorni che coloro prestano attenzione operatori sanitari, infermieri, volontari, medici. Io ho trovato negli hub tanto volontariato e tanti professionisti, molti anche di loro in pensione, che stanno dando l'anima anche nei mesi estivi. Quindi io credo che sia il momento non tanto di fare le inchieste quanto di ringraziare chi tutti i giorni fa vaccini. Oggi in Consiglio Regionale è andata in scena una farsa, nel senso che il Consiglio Regionale ha revocato la Commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa perché fino ad oggi soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia nacque questa commissione, non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata eh, sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta sulla pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale, ma in generale sulla gestione della pandemia, perché ahimè, la Regione Toscana, la gestione della campagna vaccinale della Regione Toscana è stata alla ribalta del palinsesto nazionale delle tv e dei giornali italiani, perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non, ben, non molto trasparenti perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce. Non vogliamo processare nessuno, non vogliamo processare nemmeno l'assessore Bezzini che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale, senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé, dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso non vogliamo eh, processare nemmeno eh, il Presidente Gianni che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini però vogliamo capire che cosa è successo cosa è successo con i medici di eh, famiglia che avevano dato la disponibilità a vaccinare a novembre e sono stati chiamati soltanto a marzo cosa è successo con i caregiver, cosa è successo con i centri vaccinali aperti e chiusi con le confusioni che è Succedevano al Mandela Forum piuttosto che al CREAF di Prato. Ecco, pensiamo che su tutto questo fosse necessario accendere un focus e che lo strumento esatto fosse la commissione d'inchiesta, come da noi proposta, unica forza politica. Oggi tutto il Consiglio regionale viene a sposare la proposta dei Fratelli d'Italia dopo 90 giorni di insabbiamento della commissione speciale. E le cose cambiano. Con il passare del tempo, quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale, eh, già nell'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza, credo che avrebbe potuto fare ben poco. Eh, per questo, eh, come Movimento 5 Stelle, abbiamo capito che forse era meglio istituire istituire e partecipare alla richiesta di una commissione d'inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinale sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità, criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica e cambia la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale contenuta nella Regge regionale 1/2009. L'obiettivo è quello di renderla coerente con i principi sanciti da quella che è la normativa nazionale, ad esempio, sulla base dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Toscana in sede di giudizio, di Parifica sul rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario del 2019, i direttori vengono collocati di nuovo nella Dotazione organica della giunta regionale definendone il relativo trattamento economico proprio ai sensi della legge del contratto di lavoro area dirigenziale e funzioni locali. La legge è stata approvata con 24 voti a favore, uno contrario e due astenuti. Il risultato che si è raggiunto in consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario per le modalità. Con le quali si è giunti a questo risultato. Io rivendico eh, nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della prima Commissione in modo tale da rivendicare, eh, in maniera anche prepotente, la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi l'indirizzo politico che avevamo maturato che avevo maturato io come presidente di commissione ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che c'erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del direttore generale e del segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono in recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. Questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in prima commissione e poi anche in aula. E questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa. È una legge importante che dà autonomia alla politica, che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza, professionisti, che possono quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra regione, degli assessorati, quindi merito e competenza che tornano protagonisti, supremazia della politica, come è corretto che sia, perché il mandato degli cittadini... È nelle mani dei loro rappresentanti politici che però hanno possibilità anche di revocare i dirigenti, di interrompere le loro attività, un periodo di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento. Quindi ci sono degli elementi positivi. Noi siamo stati fondamentali per fare in modo che questa legge arrivasse in aula e fondamentali per fare in modo che questi articoli, che sono poi il cuore principale della modifica legislativa, venisse poi approvata. Quindi rivendichiamo con forza il nostro. Ruolo e quindi rivendichiamo che la politica può appropriarsi diciamo, di una squadra propria nel momento in cui molte volte la burocrazia o le funzioni tecniche sono dei limiti alle azioni anche legislative e di relazioni con i cittadini, allo sviluppo delle imprese per rispondere alle esigenze dei toscani. Parlato di nomine di direttori, prima che qualcuno pensi che la Regione stia nominando nuove figure, ma semplicemente di un adeguamento della normativa esistente che ci è richiesta dalla Corte dei Conti. In pratica, fino ad oggi, i, i direttori venivano nominati dal neoeletto governatore una volta eletto e non c'erano limiti eh, né indicazioni sulla durata dei contratti, potevano essere nominati per la durata dell'intera legislatura, ma anche soltanto per un anno. E quindi... Dopo un anno eh, poter essere sostituiti, la Corte dei Conti ci ha imposto sia da un, un, da un punto di vista economico di gestire i fondi a loro destinati in una determinata maniera, sia da un punto di vista contrattuale di fissare le durate. Quindi era una legge. Eh, dovuta, era un adeguamento dovuto, una richiesta della Corte dei Conti su cui si è montato un caso nazionale, abbiamo visto il presidente Bugliani e il Presidente Gianni litigare, becchettarsi in Consiglio, rimandare questa legge che ha subito emendamenti e controemendamenti. Era semplicemente una legge di adeguamento a una richiesta della Corte dei Conti da fare in cinque minuti il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare due mesi alla fine sono arrivati in fondo in maniera eh, tutto sommato anche un po' a modo di, mio modo di vedere un po' raffazzonata, passatemi il termine, non a caso alcuni emendamenti presentati dallo stesso Partito Democratico sono stati ritenuti non corretti tecnicamente dai tecnici della Regione. Quindi alla fine la legge è comunque arrivata in aula, noi ci siamo astenuti proprio in virtù del fatto che fosse una legge da una parte dovuta... Ma dall'altra che ha subito un iter diciamo poco chiaro, almeno così, eh, però ecco non, non, non passi il messaggio che la regione sta facendo nomini o che nominerà nuovi direttori era semplicemente un adeguamento dovuto a una richiesta della Corte dei Conti. Noi non abbiamo partecipato al voto. Non abbiamo partecipato al voto in quanto come dire, siamo arrivati alla fine di un iter che eh, abbiamo definito in Aula quasi come un telefilm a puntate. Questo è un provvedimento che, eh, nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti, è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza. Un terreno di scontro che si è consumato appunto in Commissione, attraverso una serie di tappe, eh, di, diciamo, di sedute, che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in Aula. Eh, quindi, come dire, una partita interna, vedremo se poi eh, il, il ruolo delle commissioni, che è stato anche fortemente rivendicato dal presidente Bugliani sarà e sarà mantenuto diciamo, al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta eh, oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi, ripeto, a un ulteriore scontro che, al quale noi diciamo, come opposizione sicuramente insomma, ci apprestiamo ad assistere. E anche per questo appuntamento è tutto, vi ricordo per gli aggiornamenti, per le informazioni, il sito è www.consiglio.regione.toscana.it io vi aspetto, come sempre qua, tra sette giorni, dentro il Consiglio.